Il 24 aprile del 1920. Ho sentito l'atmosfera di Sri Aurobindo, sentita materialmente a 10 miglia dalla costa, miglia marine, non chilometri. È stata d'un tratto, molto concretamente, un'atmosfera pura, leggera, leggera, che vi solleva in alto. Ancora una volta lei ha varcato il vecchio portone con la sua ghirlanda di fedeltà. Ha salito i gradini verso la grande veranda a colonne. 16 anni prima lo aveva visto per la prima volta in costume da visione. Ma quella visione non aveva mai avuto termine, non c'era stata una fine. Diceva, solo dopo tutta una serie di esperienze, 10 mesi di permanenza a Pondicherì nel 1914, 5 anni di separazione e il ritorno, poi l'incontro nella stessa casa e allo stesso modo, è avvenuta la fine della mia visione. In quel momento ero in piedi, proprio al suo fianco. Avevo la testa non sulla sua spalla, ma al posto della sua spalla. Non so come dire, fisicamente non c'era, per così dire, alcun contatto. Stavamo tutti e due così, guardavamo la finestra aperta, e allora, insieme, esattamente, abbiamo sentito che ora la realizzazione sarebbe avvenuta. Ho sentito la cosa che scendeva in me, come una massa, la certezza, la stessa certezza che avevo sentita nella mia visione. E a partire da quel momento non c'è stato più niente da dire, non una parola, niente. Si sapeva che era questo, questo, il divino, il Signore, il Supremo, il Sovramentale, il prossimo stadio dell'evoluzione, l'altra coscienza. Ma è questo, l'evidenza. Io la chiamo coscienza suprema perché non voglio parlare di Dio. La parola stessa è talmente piena di menzogna. No, non è questo. È noi siamo il divino che si è dimenticato di se stesso. E il nostro lavoro, il lavoro, è di ristabilire il nesso, chiamatelo come volete, non ha importanza. È la perfezione che noi dobbiamo diventare. Ecco tutto. È la perfezione, il potere, la conoscenza che dobbiamo diventare, chiamatelo come volete. Per me è perfettamente uguale. Ma è l'aspirazione che bisogna avere. Bisogna venir fuori da questo pantano, da questa imbecillità, da questa incoscienza, da questo disfattismo disgustoso che ci schiaccia solo perché ci lasciamo schiacciare. E il primo disfattismo è la morte. Era nel 1972, un anno prima di andarsene. Loro avrebbero ristabilito il nesso, ma questa volta non era per una piccola salvezza individuale, nel sogno di una coscienza che si crede liberata mentre il resto marcisce. Avrebbero ristabilito il nesso nella materia, per ritrovarvi
l'evidenza, la grande sorsata d'aria, la grande vastità, la conoscenza sicura. Diceva, non ha nessuna importanza in che modo se ne parla, ciò che è importante è seguire la strada, la vostra strada, non importa quale, sì, ma andarci. Come l'uccello, come l'elettrone, il tuono, il monsone, ciascuno nella propria esattezza, perché tutto il dolore del mondo sta in questa inesattezza, che non sa ciò che fa, perché lo fa e come farlo, in questa incoscienza, in questa impotenza, in questa miseria che consiste nel non sapere il giusto posto delle cose, la funzione precisa delle cose, il loro esatto valore. Tutto è un immenso pressapoco e tutto è un dolore perché noi non viviamo niente così com'è e ciò che è così com'è è semplicemente questo. È la grande esattezza che è l'armonia, la pienezza di fare ciò che si deve, essere ciò che si è. E questo è l'amore di tutto ciò che è, perché vi si vede la meraviglia dovunque, il tesoro dovunque, l'impensabile sollecitudine attraverso un milione di errori e di passi falsi che non sono mai stati un errore, mai un passo falso, ma l'imperturbabile linea retta di una coscienza che ci ha condotti e ci conduce continuamente verso la nostra totalità di coscienza. Questo, finalmente, puro, sicuro come l'elettrone, come l'uccello, come il fulmine, ma in un milione e in un miliardo di certezze che guardano dovunque se stesse, attraverso il nostro sguardo e dovunque contemporaneamente, perché questa è la coscienza sovramentale. La si potrebbe anche chiamare coscienza esatta, è quella che ristabilisce il nesso con tutto, con ciò che è. L'uomo è un essere di transizione. Noi siamo il tramite deformante tra la purezza dell'animale e la purezza divina degli dèi. Lei ha 42 anni, lui 48. La realizzazione comincia.